Samuele Gramaccia e B.S. David chiaramente sono stati i due pilastri di questa solare scuola basket Arezzo Under 20, ma Under 20, ma è del 99 il nostro Gramaccia, che con 10 punti, 2 triple e poi 2 tiri liberi e un tiro praticamente in movimento ha dato consistenza alla vittoria della formazione aretina. Allora Samuele, una bella formazione, una bella prestazione, questa sera ti senti grato veramente, da dove vieni, come questo innesto praticamente è recente, pochi giorni che sei qui con questi ragazzi, ti sei inserito molto bene in questo gruppo. Sì, vengo dalla Virtus Siena, ho fatto il campionato di Under 17 eccellenza e mi sono trovato molto bene qua a Arezzo. Ti sei già integrato con i compagni di squadra, sì, come gioco e anche come, diciamo così, socialmente? Sì, sì, usciamo anche insieme la sera. Ecco, quindi ti trattieni qua ad Arezzo oppure vai e vieni da Siena? No, mi intrattengo qua ad Arezzo. Quindi studi ad Arezzo? Sì, sì, sto in convitto nazionale. Convitto nazionale, sì. Perfetto, sì, sì, con il rettore Luciano Tagliaferri. Sì, sì. Quindi un bel inserimento qui ad Arezzo, ti trovi veramente bene. Abbiamo visto già non soltanto l'inserimento, ma le tue capacità realizzative sono veramente valide. Grazie. Quindi ci aspettiamo tanto da te. Grazie. Va bene? Questo è Samuele Gramaccia, un nome, auguriamoci di poterlo sentire veramente in prosceni importanti. B.S. David oggi ha fatto pochi punti, ma ha fatto tanto per la squadra in fase difensiva, nei rimbalzi anche offensivi. Allora, David, ormai la tua è una presentazione Serie C, già entrato nella squadra della Serie C. Nonostante poco che giochi a pallacanestro, però veramente abbiamo visto tante cose nuove, una presenza importante in squadra, particolarmente in questi Under 20. Dove vuoi arrivare? Beh, io mi auguro di arrivare il più lontano possibile, ovviamente mi auguro anche per me stesso di poter continuare a giocare continuamente, in modo continuo, al contrario di quanto ho fatto l'anno scorso, che sono stato molto infortunato, però quest'anno sto bene fisicamente, quindi speriamo di arrivare a fare bene. Il gomito coperto da una vistosissima fascia elastica cosa nasconde? Beh, il gomito mi sono rotto il braccio quando avevo 8 anni e ho un nervo scoperto, quindi devo tenere questa fasciatura per protezione. Eh sì. Per forza. Bene, auguriamoci allora di avere sempre in squadra il nostro B.S. Davide, Samuele Gramaccia, l'abbiamo visto per la prima volta, ci ha veramente felicemente impressionato, positivamente impressionato. Auguriamoci che questi due fisici possenti possano dare soddisfazione a tutto il movimento aretino, particolarmente al presidente Mauro Castelli, che tanto ci tiene alla presenza del vivaio dei nostri ragazzi. Grazie Samuele, grazie Davide. Okay.